Ciao a tutti, io sono Sara Porto, truccatrice, e oggi con voi realizzeremo questo look super estivo, super colorato, ma soprattutto super luminoso. Seguitemi nei vari step e ci vediamo dopo. Come primo step io inizio dalla skincare, quindi dalla base trucco. È importante d'estate mettere sempre una protezione solare e in questo caso ci aiuta questa qua. È una protezione 50 che mantiene anche il sebo. Come secondo step vado ad applicare un contorno occhi. Questo è ottimo d'estate perché ha una formulazione in gel, leggera, idrata ed illumina il contorno occhi, soprattutto d'estate che facciamo tardi. Mentre il contorno occhi si asciuga, vado ad applicare il balsamo. Attenzione all'idratazione delle labbra d'estate perché spesso si scottano. Cosa utilizzare d'estate per far durare di più il trucco? Eccolo qui il primer. Questo è un primer illuminante, così ci dà un bel effetto baciato dal sole e fa durare di più il nostro fondotinta senza appesantire la base, dal centro del viso verso l'esterno. Mentre il primer si asciuga, mi dedico alle sopracciglia. Su Instagram, nella pagina di Yves Rocher Italia, ho fatto un piccolo video per spiegarvi un po' la struttura delle sopracciglia. Se vi interessa, facciamo un video dettagliato qui su YouTube. Quindi, in primo step, le andiamo a pettinare, sempre verso l'alto. Successivamente, con la nostra mina sottilissima, andiamo a disegnare i peletti dove non ci sono. Una volta disegnate le sopracciglia, le andiamo a fissare con il mascara, pettinandole verso l'alto. Successivamente andiamo ad applicare il primer occhi su tutta la palpebra. Io utilizzo questo qua, che va benissimo anche per il contorno occhi per far durare di più il correttore. Fatto questo, ci andiamo a fare la nostra struttura del trucco con i bellissimi matitoni. Inizio dal verde, lo metto sull'angolo interno, anche se non siete troppo precise in questo passaggio fa niente, e sull'angolo esterno, perché tanto lo andremo a riprendere con il pennello. Andiamo a sfumare solo gli esterni di questa applicazione. Adesso al centro della palpebra applichiamo questo matitone, questo è il numero 02 Champagne, quindi tra i due verdi applichiamo questo. Sfumiamo ed uniamo il verde con il color Champagne. Rendiamo il tutto uniforme e ben sfumato. Sulla parte inferiore dell'occhio vado ad applicare il matitone bronze, quindi 03, su tutta l'infracigliare inferiore dell'occhio. Per il momento questo lo lascio così e vado a prendere gli ombretti. Gli ombretti principali saranno questi due, ovvero il numero 81 e il numero 82. Iniziamo da quello più scuro. Quindi vado a prendere il numero 82 e lo applico al centro di dove ho applicato il matitone verde. Adesso vado a prendere il numero 81 e mi sfumo gli esterni. Una volta fatto questo, dobbiamo andare ad illuminare il centro della palpebra. Ed in questo caso io vado ad utilizzare un blush color pesca, e questo è il numero 06. Lo vado ad applicare proprio con le dita, quindi con il polpastrello, lo picchietto al centro della palpebra. Ritorno al mio pennello da sfumatura numero 10 e mi vado ad unire il color pesca con il verde. Adesso vado ad applicare la matita nera all'interno dell'occhio. Applico
applico come punto luce il nostro bellissimo illuminante nella parte più chiara sotto l'arcata sopraccigliare. Invece nella parte più scura mi vado ad illuminare tutto il contorno occhi, quindi l'infraciliare inferiore. Adesso è il momento tanto atteso, l'eyeliner. Stiro leggermente la palpebra, chiudo l'occhio oppure guardo verso il basso. Per quanto riguarda la codina, guardo dritto a me e allungo la parte esterna. Se fate degli errori, basta prendere un po' di primer e andare a ripulire la zona. Adesso andiamo ad applicare il mascara, questo qua è nella versione waterproof. Finiti gli occhi, passiamo alla base. Io come fondotinta ho scelto questo qua perché ha una texture leggera che si uniforma all'incarnato senza appesantire e soprattutto non vi fa sudare perché è come se fosse una seconda pelle. Io utilizzo il beige 200. Vi consiglio due metodi di applicazione. Con la spugnetta bagnata, quindi ben inumidita e ben strizzata, vi dà un effetto flawless. Mentre se come me preferite un effetto seconda pelle, quindi ancora più naturale, il pennello duo fibre. Per andare ad illuminare le occhiaie utilizzo due correttori, il 100 e il 150 nella versione liquida, sono molto coprenti e creano poco spessore. Allora, il numero 100 lo vado ad applicare all'interno del condotto proprio per dare luminosità, mentre per quanto riguarda la parte centrale dell'occhiaia, quindi il contorno occhi, vado ad applicare il 150. Lo sfumo picchiettando per dare più coprenza. Fatto questo, ci andiamo a fissare il correttore con piumino e cipria trasparente. Con il pennello da cipria rimuovo l'eccesso. Ecco qua ragazze il look completato. Io spero che vi piaccia, questi toni sono molto estivi e belli luminosi. Un bacio!